Con l'arrivo in laboratorio del nuovo oscilloscopio è diventato sempre più indispensabile avere un riferimento in corrente alternata il più preciso possibile. Per ottenere questo risultato ho acquistato e mi è appena arrivato questo Oven Controlled Crystal Oscillator. È in sostanza un oscillatore quarzato a temperatura controllata. L'ho acquistato anche questo su eBay, prezzo modico, 24 dollari circa, 10 MHz, che è un po' un classico, è uno standard, onda quadra. È interessante notare la stabilità altissima sia nel breve termine che nel lungo termine. E lo sto testando in questo momento. In realtà, prima di poter fare le varie prove, ho dovuto aspettare che si scaldasse un po', e qui nel laboratorio c'era particolarmente freddo, quindi ha impiegato del tempo. Ora la temperatura è circa 20 gradi è abbastanza facile da utilizzare. Semplicemente va alimentato il sistema di riscaldamento a 24 volt e gli va data una tensione di riferimento il più possibile precisa, perché è con questa tensione che si va a agire sulla frequenza dell'oscillatore. Questo modello in particolare richiedeva 5 volt. Per dargli 5 volt io ho utilizzato questa schedina. Si tratta di una scheda con un riferimento di tensione, un REF02, riferimento a 5 volt. Ho utilizzato il circuito disponibile sul datasheet del produttore. Ho cercato di l'ho anticipato, diciamo, il circuito, come dicevo in un altro articolo, da un geratore, anche perché la tensione con cui alimento il riferimento di tensione medesimo, come vedete, è abbastanza sporca. Si tratta di questa onda ha dei picchi di 0,2 volt, quindi il geratore mi consente di spianarla. Il riferimento di tensione è 5,000 volt, è stato settato con particolare attenzione grazie al multimetro di un amico, ed ecco il risultato visualizzato sul nuovo oscilloscopio. Faccio notare dove si legge il periodo, adesso tento di indicarvelo, 100 nanosecondi, ossia 10 MHz. Molto stabile, onda piuttosto bella, e come in tutte le onde quadre c'è una buona componente di overshoot, però insomma non mi preoccupa. Questa è la prima prova. L'idea è quella di realizzare un piccolo rack che mi faccia da centralina di distribuzione del segnale a 10 MHz per la varia strumentazione. Questa invece è la FFT, è lo spettro dell'onda che abbiamo visto poco fa. Come vedete, l'armonica più alta è a 10 MHz, come d'altra parte ci aspettavamo. Se scorriamo, andiamo a vedere la seconda armonica, mi posiziono col cursore sul picco, l'abbiamo a 30 MHz, incontriamo la terza armonica a 50, la quarta a 70 circa, sì, 70, e la quinta la incrociamo attorno agli 87.
molto definite, la purezza spettrale che lascia presagire, non ci saranno particolari difficoltà in fase di amplificazione per distribuire il segnale su più linee. Una cosa interessante è che nel momento in cui io vado però a accoppiare il canale a 50 ohm, sorgono dei problemi, nel senso che rispetto il datasheet è evidente che l'open oscillator non è in grado di pilotare carichi a 50 ohm. Questo è un motivo in più che mi spinge a amplificare il segnale di uscita con un operazionale o più operazionali.